Siamo giunti ora alla prima sfida, che vede come protagonisti Captain America, il comandante di tutti i supereroi. Riesce, grazie alla sua immensa forza e al suo scudo resistente, a proteggere l'intera America dai più cattivi. Contro Ant-Man, la formica della giustizia, che cambia la sua grandezza rimpicciolendosi o ingrandendosi fino a 30 metri in base all'avversario. E ora, prima del video, spot pubblicitario! Ehi tu, vuoi shoppare tutte queste fantastiche skin e nello stesso tempo supportarmi al massimo? Non lo so, magari perché ti piaccio, perché sono bello, perché non lo so, ti faccio divertire, porto dei bei contenuti. Beh, che dire, sei proprio nel posto giusto. Infatti ti basterà inserire il codice creatore ferro da stiro con due O, come leggete qua sotto di me o come potete leggere sullo schermo in questo momento, e mi starete supportando davvero davvero al massimo, e tutto questo gratuitamente. Quindi vi basterà inserirlo in questa maniera semplice semplice, veloce veloce, ovviamente vi ripeto con due O, e una volta accettato mi starete supportando al massimo. Quindi grazie mille a tutti, ora vi lascio al video. Eccoci qua ragazzi a Siepi d'Agrifoglio con Ant-Man, lo sfidante di Capitan America. Una specie di formica in grado di trasformarsi fino a 30 volte la sua grandezza, ovviamente in base al nemico che ha di fronte. Io ve lo dico, sarà una super sfida. Ovviamente come ogni video vi ricordo di spolliciare a più non posso e di scrivere secondo voi chi vincerà. Ma da adesso io non voglio più perderci in chiacchiere, quindi ricarichiamo tutto e tiriamoci gli scudoni uno e l'altro e andiamo a devastare tutta la lobby. Ok ragazzi, allora fermi tutti, sento una persona che è appena salita. Fermi tutti, 80 e 30, scusatemi un attimo, potrei aver visto male, potrebbe essere che Ant-Man veda un pochino male essendo una formica. Comunque ora siamo a grandezza naturale, siamo già a una kill. Intanto fermi tutti però, perché io sento un'altra persona ma non riesco a capire bene dove sta. Tutti ok, no, qua non ci sta nessuno. Intanto sì, ho il piccone di Capitan America, scusatemi ragazzi, però non c'era un piccone di Ant-Man. Comunque eccolo qua, fermi tutti, 30. Fermi. No, non puoi andartene via bro, vieni Ant-Man. Oh cavolo, raga, scusatemi una... Oh, fermi tutti, raga, quanta cavolo di gente ci può essere. Intanto non ci credo, mi hanno rubato una kill. Una l'ho ucciso, fermi il tizio bianco, non ci sto capendo nulla, fermi. Che cavolo sta succedendo? Raga, penso di averne killato uno soltanto. Ma come uno soltanto? Pensavo di averne killati di più, a dire la verità. Intanto fermi. Ok, che è Ant-Man e sicuramente è molto, molto forte. Ma io, fidatevi, non ci sto capendo nulla. Intanto, craccato il tizio bianco. Questo qua sarà il cosiddetto tizio bianco. Manca un hit, let's go ragazzi, pure il tizio bianco è stato distrutto da Ant-Man. E regà, non voglio dirvi, ma inizio davvero davvero assurdo e con i fiocchi per il nostro Ant-Man. Non me la sarei mai aspettata una cosa del genere, quindi caro il mio amico Ant-Man, complimenti davvero. Oh cavolo ragazzi, fermi tutti, ci sta un'altra persona e io purtroppo ho già terminato il mio scudo, ma fermi tutti. Ho un mega peperoncino, quindi direi di andarlo a pushare. Ok, i mazzi purtroppo sono quelli che sono, intanto, ma che cavolo... Oh no, 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 fermi tutti. Ragazzi, sono messo malissimo e continua a arrivare gente, ragazzi. Caro il mio amico Ant-Man, volatene via per un pochino, perché è molto, ma molto rischiosa la cosa qua. Allora, cesta, ok, no, ragazzi, sto messo malissimo. Il caro Ant-Man comunque ha un sacco, ma davvero un sacco di sfortune, non vorrei dire, però rispetto a prima Capitan America, fermi tutti. La sfortuna potrebbe essersene andata. Ho trovato un lama, se regà riesco a prendere questo lama e nessuno mi hitta, ve lo giuro che riparto, riparto a più non posso con Ant-Man e potrebbe esserci il rimontone della vita. Caro il mio lama, potrei essere veloce quando vuoi, ma c'ho un peperoncino e sono una cavolo di formica con le ali, quindi sono illegalissima. Tanto basta saltare e rischio di spaccare il muro. Fermati un po', lama del cavolo. Tanto, no, 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 fermi che già c'è poco tempo per ucciderlo. In più lui continua a saltare come un cavolo di lama, ovviamente. Comunque, perfetto. Allora, calmati ferro, calmati che sto vedendo troppe cose bellissime davanti ai miei occhi. Intanto ragazzi direi di andare dritti in safe e di andare a pushare. Io non vi dirò quante kill ha fatto il signor Capitan America. Vi lascio comunque il link in descrizione. O comunque vabbè ragazzi, andate sul canale, andatevi a vedere quante kill ha fatto Capitan America. Comunque Ant-Man è pronto per distruggere tutti. Che Ant-Man per me parte sfavorito, perché... Oh cavolo, no no no, fermi, sfavorito un corno, sfavorito, sono forti gli altri regà. Fermi tutti, fermi tutti, lui sta qua da qualche parte. Il piccolo problema è che lui è abbastanza forte regà, aiuto. Ok ragazzi, preso il muro, piramide nel box, edit, no no fermi. Boom, mamma mia, ma regà,
Comunque Ant-Man è il più forte finora, ragazzi. Cioè, davvero assurdo, regà. Comunque, ragazzi, la formica che per ora è sfavorita di... Vabbè, ovviamente, ragazzi, contro Capitan America molti sarebbero sfavoriti. Comunque, vi ricordo sempre che c'è il link sotto al video per andare a vedere il video di Capitan America. Comunque, la formica molto sfavorita sta dando il filo da torcere a tutti. Perché, ragazzi, è molto in partita. Anzi, potrebbe forse riuscire pure a battere Capitan America. Non lo so, ragazzi. Continuiamo a guardare la partita. Ce ne saranno delle belle. Fermi tutti, ragazzi. C'è una navicella che fa tanto... la forte con Ant-Man, ma forse non ha capito che contro la formica non si scherza. Intanto cosa mi vuole? Prendere al volo questo? Sai cosa ti dico, caro il mio amichetto? No, fermi tutti, che se mi prende per sbaglio penso di essere morto. Allora io faccio la finta di andare di qua. Lui dice, adesso non potrà più volare, quindi mi avvicino a lui. Invece qua c'è una jump che prendo, gli salgo sulla navicella e lo distruggo. Ce la faccio, perfetto. Boom, let's go, ragazzi. È uscita più che bene questa kill, è andata proprio a perfezione. Intanto però bisogna scendere, quindi caro il mio amico Antoine, scendi e... No, vabbè, fermi. Quell'auto là adesso la vado a pushare, ma qua ho visto tanto di quel loot leggendario, ragazzi, che mi gira un po' la testa. Intanto occhio. Oh cavolo, stavo per rischiare di morire in questo modo. Comunque, mamma mia, quanto bel loot aveva questo, ragazzi. Comunque 6 kill per il nostro Ant-Man e 13 persone rimaste. Comunque, dato che Capitan America è ancora leggermente in avanti, e sì, caro il mio Ant-Man, prendi un'auto e pusha tutti, ti conviene. Fermi tutti. Con calma. Ok, no, è arrivato in safe, perciò andiamo a pusharlo alla vecchia maniera, ovvero con un gran mega fucile a pompa del nonno blu. Fermi tutti, bro. Dove stai tu? Ok, no, fermi allo spas questo, ragazzi. Questo è lo spas. Ok, questo è sicuramente molto, molto forte. Quindi stiamo attenti. Caro il mio amico Ant-Man, sarà una bella sfida per te. Molto tosta, 143. Boom. No, fermi, mamma mia. Fermi tutti, raga. Ok che l'abbiamo killato, ma che cavolo di pompata ci ha tirato, ci stava distruggendo con solo un colpo. Ragazzi, non ci credo, lo sfavorito Ant-Man potrebbe andare a vincere. Allora, fermi tutti, vai a pushare Ant-Man, vai a pushare tutti, perché potresti persino battere Capitan America. Cosa molto molto difficile, ma ora, non morire, concentrazione al massimo, ce la puoi fare. Intanto, fermi tutti, iniziamo a prendere questa, perfetto. Fermi tutti, bravo questo. È bravo, ma non abbastanza per battere Ant-Man, let's go, ragazzi. Un'altra kill portata a casa per noi. Fermi tutti, ragazzi, c'era quel furbacchione lì che mi stava mirando col cecchino, ma hai sbagliato persona, ragazzi. Ant-Man è più forte di quanto pensavo. Cioè no, ragazzi. No, fermi. No, caro Ant-Man, non puoi concludere così il tuo torneo, che sta andando davvero una bomba. Fermi, no. Non posso morire ora. Fermi tutti, perché sono messo molto male. Come se la giocherà il nostro Ant-Man? Cioè, è messo molto male Ant-Man. Vediamo come se la giocherà il nostro supereroe in questo momento. Boom! Ok, 43. Complimenti Ant-Man. Comunque, scudati. Calmo e scudati Ant-Man. Ragazzi, ve lo dico, l'avversario è molto forte, ma Ant-Man non è da meno. Ok, bravo che esci. Fermi tutti, ragazzi. Qua potrebbe fare la giocata Ant-Man e let's go. Lo va a killare in un modo anche molto molto semplice. Ragazzi, Capitan America e Ant-Man sono praticamente uniti, cioè le kill sono praticamente uguali. Purtroppo Capitan America neanche è riuscito a vincere. A meno che Ant-Man sinceramente muoia in questo preciso istante, potrebbe davvero ribaltare il risultato e battere Capitan America. Cioè, regà, io vi dico solo di spolliciare al massimo su questo video, perché sta uscendo qualcosa di davvero davvero assurdo. Cioè, battere Capitan America sarebbe un'impresa quasi impossibile, mentre il nostro caro Ant-Man ce la sta per fare. Vai a distruggere questo poverello che ti vuole fregare il posto nel torneo. Potrebbe essere, ragazzi, uno scagnozzo di Capitan America. Ricordiamoci Capitan America pieno di scagnozzi. Fermi tutti, ragazzi, questo è bravo. Ferro, cioè Ant-Man, stai molto attento perché è bravo questo. 32 tirato, perfetto. Fermi tutti. Regà, ho paurissima di questo, perché questo qua sembra uno di quelli che ti entra nel box e ti toglie davvero davvero un sacco. Quindi stai molto attento. Ferro, molto detto, non poco attento. Fermi tutti. Edita ferro. Boom, 43, perfetto. Fermi. Oh cavolo. Mamma mia. No, ragazzi, brutto fight, Davvero bruttissimo fight. Ho un sacco paura. Boom, 100. No, uno di vita. Ho uno di vita. Fermi tutti, aiuto. Da quello che ho capito, ragazzi, quello là, infame con il suo raggio laser, non la smetterà mai. Intanto, fermi tutti. Ok, ci sta quel tizio.
Ragazzi, super fight. Super, super fight. Fermi tutti, gli prende il muro. Perfetto. Non so quanto gli ha tolto. Non so quanto gli ha tolto. Complimenti, Ant-Man. Cioè, potresti fare. Tanto cade il nemico, ma in acqua, purtroppo. Intanto, sì, vabbè, quello là, ragazzi, col suo laser, vi giuro che ha davvero rotto, ma ha rotto davvero tantissimo le scatole. Intanto, attenzione, Ant-Man, con un bel 54, molto rapido, va a portarsi a casa la decima kill. Ragazzi, ora mancano due kill per il nostro Ant-Man. Dovrebbe farle entrambe per provare a vincere, o soltanto una per pareggiare. Sì, purtroppo vi ho spoilerato quanto ha fatto Capitan America, ma voi comunque andatevi a vedere la kill, la partita, perché è stata qualcosa di assurdo pure la sua partita. Ok, fermi, prendi tutto, Ant-Man, fermi tutto, piramide nel box, preso il muro, perfetto, 100, boom, e let's go, ragazzi, 1v1, Ant-Man potrebbe riuscire a prendere il posto di Capitan America nel torneo. Ok, ragazzi, comunque sta là, ormai l'ho capito. Gli dovrò tirare una bella cecchinata, invece no, vado di pompa, perché ragazzi, Ant-Man può fare davvero una cosa assurda che non ho mai visto. Cioè, Capitan America che perde contro Ant-Man è qualcosa di davvero, davvero assurdo. Comunque, fermi tutti. No, piccolo problema, basta rompermi le scatole, tu, perfetto. Fermi e... ok, no, ragazzi, nulla, i supereroi fanno schifo col cecchino, è molto più bravo Ferro da Stiro. Intanto la va a concludere così, Ferro da Stiro, prende like. Edit, 64, 100, oh, boom, e let's go, raga. Quanto cavolo è stato forte Ant-Man, che penso abbia battuto su, cioè, io non lo so se l'ha battuto o no Capitan America. Comunque, tornate a vedere il video indietro di Capitan America per non perdervi la partita e per sapere chi ha vinto. Comunque, ragazzi, Ant-Man ha concluso la sua partita primo con 12 kill. Ovviamente andatevi a vedere subito il video di Capitan America per non perdervelo e vedere appunto chi ha vinto. Ottima partita, ragazzi, io vi ricordo come sempre, per shoppare tutte queste fantastiche skin, per supportarmi al massimo, uno e l'altro, se vi sta piacendo questo torneo, tutto, ragazzi, comunque sempre per supportarmi, codice creatore Ferro da Stiro con 2 O nel negozio oggetti, fatelo, che è molto ma molto importante per supportarmi. Grazie mille a tutti, ci vediamo domani con i prossimi 2 supereroi.